Ripensare al terrorismo di ieri per ridare sensibilità alle coscienze oggi. Con questo obiettivo sono stati pubblicati e presentati a Palazzo Lascaris, a cura del Comitato Resistenza, gli atti del convegno del 15 giugno scorso, quando venne presentato il libro Pronto? Qui prima linea, di Michele Ruggero e Mario Renosio. In sala Viglione, insieme al curatore, Carol Jane Beebe, vedova di Ezio Tarantelli, economista ucciso dalle Brigate Rosse nel 1985, che ne aveva curato la postfazione. Secondo lei, le giovani generazioni hanno capito in fondo cos'è stato il terrorismo in Italia? Io penso che non lo conoscono affatto. Se non hanno un interesse personale, non gli viene insegnato, non se ne parla. E non ci scordiamo quello che amava ripetere Primo Levi, un popolo senza memoria, senza futuro. E l'Italia, per certi versi, sembra oggi un paese senza futuro. Secondo lei, dalla parte delle vittime, si può perdonare tanto male come sono stati gli anni di piombo? Penso che sia una questione individuale. Non credo che è giusto aspettarselo, perché c'era tanta crudeltà. D'altra parte, coltivare il rancore non fa bene all'individuo. Per cui è passato il tempo, penso che non abbiamo scoperto tutto quello che c'è da scoprire sugli anni di piombo. Ruggero, degli atti del convegno per ulteriormente dare uno strumento per riflettere e capire cosa sono stati gli anni di piombo. Sì, non soltanto per riflettere su cosa sono stati gli anni di piombo, ma anche per riuscire a provare a sanare questo scarto che vi è nel nostro paese tra ciò che è la memoria. Noi non siamo in un deficit di memoria, anzi noi abbiamo numerosissime giornate dedicate alla memoria in maniera svariata, ma tutte comunque importanti, e il senso della storia. A noi manca il senso della storia, e questa mancata unificazione tra unità tra la memoria e la storia, io credo che poi abbia dei riverberi davvero negativi per il nostro paese rispetto alla questione etica, alla questione morale, cosa che quotidianamente si ripropone.